Questa è la registrazione degli insegnamenti del 2 aprile delle 4 del pomeriggio qui a Bendigo, nello stupa della grande compassione universale. Mi è venuto in mente qualche cosa adesso, mi è venuto in mente. Ci sono innumerevoli storie, esperienze che le persone hanno avuto nella loro vita. Recentemente da Taiwan, il mio traduttore là, che ha dipinto di oro il Padmasambhava che è qui, qualche anno fa, è stato il mio traduttore per tanti anni a Taiwan. E ogni tanto mi scrive, e suo fratello era in clinica. Come si chiama? Ci sono un gruppo di persone che cercano di recuperare i soldi, non mi ricordo più come si dice questa cosa qua. Comunque sono ci sono dei gruppi delle persone che No, si chiamava, non era scam, era un'altra parola. Forse la mafia. Avevano portato via un sacco di soldi, avevano fatto, non so, è stato minacciato. Delle volte mi ha scritto che cos'è la miglior puja da fare, la migliore preghiera da fare per non essere ucciso, perché suo fratello non venga ucciso e così via. Ogni tanto appunto mi scriveva, era stato truffato. E lui è venuto varie volte a chiedermi cosa poteva fare. E poi recentemente è venuto che doveva vendere. Doveva vendere la sua casa. Per poter andare appunto in clinica ha dovuto vendere la casa. Ha avuto un sacco di problemi. Sempre preoccupato. E quindi le ho detto, non è soltanto a lei, questo è il mondo pieno di persone che hanno questi problemi. Se non succede,
se non c'è qualcuno di noi, magari sta affrontando questo tipo di esperienze, se noi non le sperimentiamo, lo sperimentano nell'altro mondo, non c'è, non è assolutamente niente di nuovo. E non c'è assolutamente niente di nuovo. Noi abbiamo sperimentato questo da vite senza inizio, questi problemi li abbiamo sperimentati, noi, la vostra famiglia, non è assolutamente niente, ci sono altre persone nel mondo, il doppio, il triplo, centinaia di migliaia di persone che hanno molti più problemi di te in questo momento, molti più problemi della tua famiglia. Nel mondo ci sono delle persone che hanno problemi il doppio, il triplo, centinaia di migliaia di volte più problemi di quelli che hai tu. Però vedete, noi siamo. Dovete capire questo, che noi pensiamo solo ai problemi di questa vita. Quello che succede è che noi pensiamo soltanto di qualche anno, qualche mese, qualche giorno, soltanto di questa vita. Non parliamo dei problemi, di essere preoccupati dei problemi delle vite passate o dei problemi, di fare la pugia per i problemi che abbiamo avuto nelle vite passate. Non facciamo questo. Scusate, facciamo le puja per i problemi delle vite passate, dovremmo fare delle puja per tutti i problemi che abbiamo avuto da tempo senza inizio. Non pensiamo mai a questo, come io stesso, no, come me stesso, io non penso assolutamente in questo modo qua. Però, anche se noi intellettualmente accettiamo che siamo diventati buddisti, però veramente noi non pensiamo. La realtà è che da vite senza inizio noi abbiamo affrontato tutti questi problemi innumerevoli volte, non soltanto questo, ma ancora, ripetutamente, se non pratichiamo il Dharma in questa vita, non impariamo il Dharma. Per praticare dobbiamo imparare, non potete realizzare il sentiero fino al Nirvana, fino all'illuminazione, fino allo stato di Buddha. Non c'è modo. E quindi bisogna per forza studiare il Dharma. Quindi, vedete, se voi non pensate, prima di tutto, cioè, la prima cosa che si pensa è il lavoro, e di poter riprendere i soldi. Il Dharma è sempre secondo, terzo, o anche se lo pensate di fare il Dharma, però principalmente non è neanche secondo, terzo o quarto. È come l'ultima delle vostre preoccupazioni, perché voi lo fate soltanto quando va bene per praticare il Dharma, soltanto se avete tempo, però altrimenti se non avete tempo lo lasciate perdere. E quindi fate il Dharma soltanto quando avete tempo. E vi va bene soltanto quando avete tempo. E quando gli altri non vi disturbano, quando non ci sono dei nemici e così via, quando i nemici non vi fanno niente, non vi. Ci sono delle persone che fanno così, per alcune persone è così, siccome a causa dei problemi, siccome hanno dei problemi, allora dal profondo del cuore, allora. Non c'è nessun'altra soluzione, non c'è nessun altro modo di poter ottenere la felicità o la liberazione o la libertà se non attraverso la pratica del Dharma. Soltanto allora date la libertà a voi stessi di fare la pratica, di praticare il Dharma. E quindi il Dharma viene lasciato fuori, viene lasciato soltanto come quarto, quinto, come ultima cosa da mettere in pratica. E quindi, vedete,
Poi lo fate soltanto, praticate il Dharma soltanto quando non è la prima cosa che vi pensate di fare. La soluzione. L'unica soluzione che possa portare la pace, la felicità. Ma la cosa più importante, quello che si fa nella vita, è che la cosa più importante per la vita, la prima cosa più importante è quella di fare i soldi, andare a lavorare per avere dei soldi, per avere del benessere in questa vita. Soltanto così. Quindi naturalmente i problemi sorgono, come una pioggia di problemi sorgono, centinaia di problemi, centinaia di migliaia di problemi, anche allo stesso tempo, contemporaneamente, uno dopo l'altro, i problemi non terminano mai, non finiscono mai. Quindi voi, è soltanto allora che pensate al Dharma, dobbiamo sperimentare. Dare queste cose fino a che uno non è libero da samsara e finché non realizzeremo il sentiero. La saggezza che percepisce direttamente la vacuità, dobbiamo assolutamente realizzare questo. Anche se non c'è bodhicitta, bisogna realizzare la saggezza che realizza la vacuità. E così, in questo modo, possiamo cessare le cause della sofferenza, dell'afflizione e del karma. E il seme delle afflizioni mentali e del karma possono essere cessare avendo la saggezza che percepisce direttamente la vacuità. Per questo avete bisogno di studiare gli insegnamenti sulla vacuità delle due verità, gli insegnamenti Madhyamika, sentirli, ascoltarli da un maestro qualificato e quindi riflettere e meditare. Non ho detto queste cose in dettaglio, perché questo diventa praticare il Dharma, la cosa più importante, la pratica del Dharma è la cosa più importante, altrimenti, no, i problemi non termineranno mai, tutti i vostri problemi, i problemi della vostra famiglia, non finiranno mai, mai, mai. E quindi si sperimenteranno i risultati del karma negativo accumulato da innumerevoli eoni fa e continueremo a sperimentare questo anche in questa vita, all'inizio della nostra vita, abbiamo creato molte cause per i problemi. E quindi si diventa incapace di praticare il Dharma, vuol dire praticare il Dharma vuol dire prendersi cura della mente. Se voi siete in grado di prendervi cura della vostra mente, se siete in grado di prendervi cura della vostra mente, siete in grado anche di prendere cura del vostro corpo per quello che riguarda le malattie e così via. E se siete in grado di prendervi cura della mente, se siete in grado di prendervi cura, per prendervi cura del vostro corpo dovete prendervi cura della vostra mente, questo è il modo migliore. Se non siete capaci di prendervi cura della mente, allora centinaia di migliaia, vi siete presi cura del vostro corpo, centinaia di migliaia, fate jogging per la strada, tutto il giro per Bendigo, fate jogging intorno alla città, nella città dalla mattina presto. Fate jogging tutta la mattina, intorno 3 volte, vi alzate presto la mattina e farete le prostrazioni.
alzarsi presto la mattina e fare processione al campo dei meriti, a Guru Dharma Sangha, ai 35 Buddha della confessione e così via, fare queste pratiche, queste è cioè alzarsi presto la mattina e fare jogging va bene. Non so che, non dico che tutto il jogging non è Dharma, naturalmente per alcune persone, per i Bodhisattva, anche non Bodhisattva, che hanno la rinuncia nella mente, che hanno la rinuncia verso questa vita, che hanno la rinuncia per le vite future, per il samsara futuro, per loro naturalmente anche fare jogging, anche per fare, non so come si dice, jiggle joggle, diventa dharma per loro diventa dharma. Quindi non c'è assolutamente dubbio riguardo ai bodhisattva, proprio a causa della bodhicitta, prendersi cura degli altri. Non c'è assolutamente dubbio riguardo a questo. Comunque, stavo dicendo questa cosa qua per quale motivo? Mi stavo dicendo qualche cosa riguardo, ah sì, come tutti quanti i vari problemi che voi avete, i problemi nella famiglia, del fratello, della sorella, di fate questo mantra, fate quest'altra preghiera, leggere il Sutta della Luce Dorata. Una delle risposte più recenti era proprio questa. Però stavo dicendo, questa è un'idea generale e lei ha capito questo. E poi non soltanto questo, ma anche questo non era il consiglio principale, poi ci sono anche altre persone che hanno altre esperienze così. Quindi, naturalmente questo è mio fratello, questa è mia sorella, questo è mio. E quindi ci sono. Lasciamo perdere gli altri pensieri autogratificanti, di attitudine autogratificante. Ci sono innumerevoli esseri senzienti che hanno della stessa famiglia. Tutti quanti sono stati vostro fratello o sorella, innumerevoli volte sono stati vostri fratelli, vostre sorelle, innumerevoli volte, innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli esseri senzienti dei sei reami. Tutti quanti sono stati parte della vostra famiglia. Innumerevoli volte sono stati quello che è successo nella vostra famiglia, sono stati nella vostra famiglia da rinascita senza inizio, sono stati in relazione a voi nella famiglia, anche sono stati tutti quanti, sono stati gentili da rinascita senza inizio, come le madri di questa vita, sono stati gentili con voi altrettanto come quanto la gentilezza della madre di questa vita, parlando in generale. Se voi pensate in questo modo, la madre delle rinascite senza inizio è stata gentilissima con noi, la rinascita senza inizio. Veramente incredibile, 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 incredibile. Così tutti quanti gli esseri senzienti sono nel vostro cuore, devono venire nel vostro cuore. E devono venire nel nostro cuore come la madre di questa vita, padre di questa vita, fratelli e sorelle di questa vita. Anche loro abbiamo attaccamento verso di loro, però anche se, se loro hanno dei problemi adesso, non pensate che hanno avuto dei problemi nelle vite passate, non pensate neanche ai problemi infiniti delle vite future. Se non si pratica il Dharma, se non si mette una cessazione, non si incontra il Dharma, non si pratica il Dharma, allora questi problemi saranno infiniti problemi nel samsara senza fine. I vostri fratelli, la vostra famiglia, non pensate in questo modo, pensate soltanto ai problemi che vedete adesso, questi anni, questa settimana, questo giorno, mio fratello, mia sorella, mio questo, mio quell'altro, c'è veramente un fortissimo attaccamento, c'è un fortissimo attaccamento. L'unica cosa che voi pensate, l'unica cosa che voi pensate, a cui pensate è proprio questo.
di affrontare le sofferenze del samsara per quel tempo limitato, mentre invece quelle sofferenze sono delle sofferenze della rinascita, della morte, dell'invecchiamento, le sofferenze del dolore, la sofferenza, e quindi dopo tutto questo, come ho spiegato negli insegnamenti del Sutta, nell'Amrim, oltre ai rami inferiori, gli esseri umani sperimentano il Sura, gli Asura, sperimentano le varie sofferenze. Quindi sperimentano la sofferenza del dolore e dopo sperimentano i piaceri del samsara, piaceri sensoriali del samsara. Poi piaceri da mangiare, bere, di godere dei piaceri nella casa, e poi stare qui dentro in questo stupa, lo stupa della compassione universale, della compassione universale. Lo stupore della compassione universale, siamo tutti quanti qua a causa del karma, È veramente straordinario, incredibile. È un altro sogno, questo è un altro sogno, è un altro sogno nella nostra vita. Non è un sogno che si ha con gli occhi chiusi, questo è un sogno ad occhi aperti. Il respiro sottile, molto, molto quieto, no, non tanto quieto perché c'è un grande rumore, no? Che sto facendo io praticamente. Adesso mi è venuto in mente che a Singapore, mi è venuto in mente, no, non a Singapore, a Hong Kong. Abbiamo un centro a Hong Kong, something o qualcosa così. Il direttore è Pempa, è un mio cugino, è un co-direttore, poi è una signora, il co-direttore. Molti anni fa ci siamo incontrati. Lei non riusciva a dormire per molti, molti anni perché il suo marito russava. Ogni notte suo marito russava. E quindi non so se va bene dire questa cosa qua comunque. Tutte le notti russava e quindi russava molto forte e quindi non è riuscita a dormire per un sacco, per 30 anni. Non poteva dormire. Per molti, molti anni non è riuscita a dormire perché aveva il marito che russava. Semplicemente mi è venuta in mente questa cosa qua. È una storia comunque. Adesso non dormono più insieme, per molto tempo hanno smesso di dormire insieme, però per molti anni non riusciva a dormire proprio a causa del fatto che il marito russava.
E quindi? Quindi i piaceri della musica, i piaceri sensoriali, il piacere di dormire, il piacere del sesso. Ne abbiamo tantissimi vari tipi di piaceri in Occidente. In Occidente le varie persone individualmente riescono a ottenere tutti i piaceri che desiderano. Anche uno va su negli aeroplani, quindi uno fa paracadutismo con il paracadute. E poi si tengono le mani strette con le mani, col paracadute, e poi delle volte qualcheduno cade giù, se il paracadute non si apre, cade giù da queste altezze incredibili. E questo non viene, non fanno vedere che in televisione non fanno vedere quando qualcuno cade giù. Non fanno vedere che ci sono alcune persone che vengono lasciate cadere. Non si vede neanche il paracadute che cadono giù, perché così ci sono tantissimi modi diversi per cercare di avere, cercano di oh, anche gli uccelli volano, anche loro la volano, gli uccelli volano, gli uccelli, le zanzare volano, le farfalle volano. Le zanzare volano, le mosche, anche le piccole moscerini, che quelle moscerini che vengono anche quei moscerini piccoli, sì, poi anche le lucciole, anche lucciole volano. Che loro non hanno luce, però per il loro corpo fa luce, producono luce, sono. E quindi anche i più piccoli moscerini, anche loro volano. Ecco, volano sopra alla cacca di mucca. Piccolissimi, piccolissimi moscerini che volano. No, sono le piccole, piccole farfalle, piccoli moscerini che volano. Quando ero molto piccolo a Solokhumbu, quando il mio maestro non era con me, il mio maestro era mio zio Aku, il Gelong. In quel momento aveva l'aspetto del Gelong, e quindi quando lui non era con me, ad estate stavamo fuori, non nella stanza, ma stavamo fuori, e con le mani schiacciavamo i moscerini. Alcune mosche venivano ammassate così, veramente piccole. Battevo le mani, le mie mani erano piccoline, per cui fortunatamente non avevo delle mani grandi, non avevo, fortunatamente, perché altrimenti ne avrei ammassate di più, ne avrei schiacciate di più. E poi davo quel corpo nell'angolo della stanza, nell'angolo della casa. Dall'altra parte c'era un deposito per il legno, per il fuoco. C'era una piccola stanza dove c'era per il mio maestro e per me stesso. E quindi io leggevo tantissimi testi. Il mio maestro che leggeva i testi. Quando il mio maestro non era lì, schiacciavo le formiche e poi le davo da mangiare al ragno che stava nell'angolo della stanza. C'erano delle. I ragni che avevano creato il loro sito, la loro rete, la loro ragnatina, hanno fatto la loro rete, no? Allora il ragno, prima ancora che cominciassero le website dell'internet, i ragni avevano già cominciato a fare il loro website, che le traduciamo in italiano,
tiravo le mosche schiacciate ai rani, e quindi guardavo i rani come mangiavano le mosche, e loro cominciavano a mangiarle dal basso, e quasi se le persone avevano qualche cosa sulla loro testa, e si vede che la parte della testa è più lasciavano fuori la testa, perché forse la testa è la parte più dura da mangiare, quindi cominciavano dalla parte inferiore del corpo. Quindi guardavo come i rani mangiavano le mosche che gli procuravo. Delle volte io tiravo sulle loro ragnatele, tiravo non degli animali, altre cose tiravo, non degli animali. Penso, una cosa che dicevo. Però particolarmente in Occidente ci sperimentano tantissimi diversi tipi di piacere, si cercano tantissimi piaceri diversi, veramente incredibile, tutti i vari tipi di piaceri, tantissimi tipi di piaceri. E quindi ho molto karma negativo che devo purificare. Compreso? Compreso appunto questo karma negativo che ho accumulato quando ero bambino. C'è veramente tanto da. Devo praticare molto Dharma per poter purificare. E ho sperimentato il risultato per milioni di vite. Proprio a causa di quel karma. Perfino da quel karma. Quindi questi piaceri. Ciò che non potete continuare. Invece la felicità del Dharma è qualcosa che può continuare e può svilupparsi sempre di più. Potete ottenere la totale cessazione di tutte le cause del samsara, le afflizioni mentali e il karma. Potete cessarle, completamente cessarle, compresa le impronte mentali e anche i semi. È impossibile che possano rinascere. No, no, non ci sono cause di sofferenza, non c'è più sofferenza, non c'è più la vera sofferenza, non c'è la vera causa della sofferenza delle quattro nobili verità, perché proprio a causa della vera cessazione, della cessazione è ottenuta attraverso il vero sentiero. La saggezza che percepisce direttamente la vacuità, basato sulla rinuncia al samsara. E quindi potete così ottenere la felicità incomparabile, la felicità ultima. La felicità ultima è proprio la felicità incomparabile dello stato di Buddha. Questo è Sanskrit, la totale cessazione di tutte le oscurazioni e il completamento di tutte le realizzazioni che possono essere ottenute. E quindi, in questo modo, così si ottiene la completa felicità del Dharma. Ma invece i piaceri sensoriali del piaceri samsarici non sono così, non possono continuare a durare in eterno e non possono neanche svilupparsi come invece si può sviluppare la felicità del Dharma. Non soltanto noi cerchiamo in questa vita, notiamo non soltanto questo, ma da rinascita senza inizio abbiamo problemi
provato, dalle vite passate abbiamo provato da rinascita senza inizio, innumerevoli volte abbiamo cercato, abbiamo provato. E questa non è continuata, questa felicità. Abbiamo provato ancora, 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 ripetutamente. E l'insoddisfazione è continuata da rinascita senza inizio fino ad ora. La più grande sofferenza, una delle più grandi sofferenze è proprio l'insoddisfazione, che continua da rinascita senza inizio fino ad ora. Quindi è la più grande, questa è una delle più grandi sofferenze che noi abbiamo, e questo continuerà ancora se noi non pratichiamo il Dharma, se non impariamo il Dharma, se non riflettiamo, non meditiamo, non facciamo quello in questa vita. Allora tutte queste, quando abbiamo tutte quante le opportunità, anche abbiamo trovato tutte le preziose opportunità, che sono estremamente rare. Questo corpo umano è particolarmente perfetto, corpo umano che si è ottenuto, che abbiamo ottenuto le 8 libertà e le 10 ricchezze. Che è veramente estremamente raro, è molto raro. È molto delle nostre vite passate. Noi siamo nati in posti dove non si sente neanche la voce di un essere umano. Siamo nati in posti, appunto, e la maggior parte della nostra vita, sono state così, dove non si sente, non c'è stata neanche l'opportunità di sentire la voce di un essere umano. E quindi ancora. E poi abbiamo incontrato il Buddha Dharma, l'essere onnisciente, che è gentile verso ogni singolo essere senziente, sia che loro, che gli esseri senzienti lo odino, preghino Buddha, sia che non lo preghino, Buddha ha lo stesso tipo di compassione verso ognuno degli esseri senzienti. Non c'è un essere senziente che venga lasciato fuori, neanche un più piccolo insetto, non ha importanza quanto sia il più piccolo, nessuno è lasciato fuori dalla grande compassione di Buddha, che abbraccia tutto. Non c'è nessuno, neanche uno dei più piccoli animali esistenti, che sia lasciato fuori, non ha importanza quanto piccolo sia, ma non c'è un essere senziente che non sia incluso nell'abbraccio della grande compassione di Buddha Sakyamuni, che ha verso tutti quanti gli esseri senzienti, non soltanto verso chi lo loda o chi lo prega. Adesso che ho ottenuto questa preziosa rinascita umana, ho incontrato gli insegnamenti che portano alla liberazione e dal rinascere ancora nell'esistenza ciclica, particolarmente alla liberazione dal reame inferiore, la liberazione dal rinascere nel samsara, liberazione dallo stato intermedio, la liberazione del reame superiore. Quindi abbiamo incontrato il sentiero che ci può portare all'illuminazione. Questi insegnamenti di Buddha, che sono estremamente difficili, sono estremamente rari, Sua Santità Dalai Lama, che è il nostro amico, è il perfetto amico virtuoso, ed è provato questo dagli insegnamenti di Buddha stesso, che è Cenresi, dalle citazioni di Buddha. Ed è estremamente raro. Ciò che è estremamente raro è successo. E quindi queste paure, queste riguardo a poche settimane, pochi mesi, pochi anni, questa vita è estremamente preziosa, molto preziosa. E quindi
e ci dà questa incredibile opportunità di imparare e studiare il Dharma e praticare e realizzare il sentiero fino alla realizzazione del Nirvana, fino all'illuminazione. Quindi noi dobbiamo assolutamente riconoscere questo, dobbiamo riconoscere questo. E ricordarcelo continuamente, avere questo tipo di consapevolezza, avere questo tipo di consapevolezza. Non ho dimenticato l'inglese qua, sto dimenticando l'inglese. Che non diventi un tipo di. Che uno non pensa, che non si dia valore a questo, perché non si pensa a quanto sia prezioso, e quindi siete, non riconoscete quanto sia prezioso, quindi siete, non, siccome non lo realizzate, qual è la parola che mi sono dimenticato? Ah, sì, perché lo diamo per scontato di avere questa vita così. Cioè, lo diamo per scontato così, sprechiamo un sacco di tempo nella nostra vita, questa preziosa rinascita umana, anni, anni, anni della nostra vita. Non soltanto giorni, non soltanto ore e giorni, ma mesi, anni. Lo sprechiamo completamente, ne abbiamo già sprecato un sacco e continuiamo a sprecarlo. Se noi pensiamo bene, se noi ci pensiamo bene a questo, se pensiamo in un modo serio, questo, se uno pensa veramente a questo, ci fa venire un infarto pensare così. Quindi la conclusione, come gli ho detto, la soluzione di praticare il Dharma è sempre così, anche nel Samsara, la natura del Samsara è questa. Voi sperimentate il karma del passato, e poi ancora, questo diventa senza fine. Se non praticate il Dharma, continuerà senza fine. Quindi la soluzione è di praticare il Dharma. Molte persone. Lei mi ha chiesto molte volte delle preghiere, mantra. Per il successo, per questo, per quell'altro, per testi che vengono letti, eccetera, eccetera. E la soluzione che dovete capire è che l'unica soluzione è praticare il Dharma. Non c'è assolutamente modo di essere liberi da Samsara. Al di là del praticare il Dharma, non c'è nessun altro modo, non c'è veramente un modo scientifico per scappare da Samsara, è un modo scientifico occidentale per scappare dal Samsara, non c'è un altro modo, un altro metodo per uscire, per scappare da Samsara. Non hanno ancora scoperto gli scienziati occidentali che sono così istruiti, così eruditi, non hanno ancora scoperto come scappare da Samsara. Per scappare da Samsara, prima di tutto bisogna conoscere che cos'è Samsara. E non hanno ancora scoperto questo, non hanno ancora scoperto che cos'è Samsara, non hanno ancora scoperto che cos'è Samsara, e quindi non c'è assolutamente modo di essere liberi da Samsara se uno non sa neanche che cos'è Samsara. È soltanto l'essere onnisciente e compassionevole Buddha Sakyamuni che ha dato gli insegnamenti che noi abbiamo incontrato. Ciò che noi abbiamo incontrato.
Vedete? E voi pensate milioni di volte, centinaia di miliardi. Tutto quanto alla fine, se noi abbiamo la saggezza, se avete incontrato il Dharma, tutto quanto arriva alla conclusione di praticare il Dharma, non c'è niente altro. Anche se recitiamo Mani Padme Hum, quella è l'essenza del Dharma. Lì è contenuto tutto, il mantra delle sei sillabe contiene tutto il Dharma. Questo. Quello aiuta ad essere liberi velocemente, essere velocemente liberi dal samsara. Quindi siamo incredibilmente fortunati, siamo estremamente fortunati, siamo estremamente, 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 estremamente fortunati. Siamo veramente molto fortunati. Semplicemente recitando questo, possiamo liberarci, liberati dal samsara, non essere liberi dai rami inferiori, ma da tutto l'oceano di sofferenza del samsara. Sarete liberi dall'oceano di sofferenza del samsara per sempre, per sempre, per sempre. Quindi, ho detto questo, e ho detto questo. Sua Santità Dalai Lama. La gentilezza è come il cielo vastissimo, anche recitando Om Mani Padme Hum. Come recitando Om Mani Padme Hum. Questo libera dall'oceano di sofferenze del samsara, l'oceano di sofferenze degli inferni, l'oceano di sofferenze degli spiriti famigi, l'oceano di sofferenze degli esseri animali, degli esseri umani, dei deva e dei semideva. Perché con la felicità del Dharma, i piaceri del samsara non sono come nella felicità del Dharma, perché i piaceri sensoriali del samsara finiscono, mentre perché sono della natura della sofferenza. Quel piacere è della natura della sofferenza. I piaceri samsarici sono della natura della sofferenza, per cui non si possono sviluppare, non possono continuare. Perché sono della natura della sofferenza e quindi in realtà sono della natura della sofferenza, ovvero della sofferenza e sofferenza. Poi ci sono anche questa la sofferenza, la terza, la sofferenza degli aggregati composti, la sofferenza onnipervasiva degli aggregati composti. Gli aggregati contaminati. Questi aggregati che sono sotto il controllo, non sono liberi, sono sotto il controllo delle afflizioni mentali, del karma, e quindi sono pervasi dalla sofferenza. E questo è ciò che spesso dice Sua Santità Dalai Lama. Questi aggregati contaminati sono contaminati dalle afflizioni, dal seme delle afflizioni mentali del karma. Quindi da questo seme sorge ancora della sofferenza. E le afflizioni sorgono ancora di più da questo seme delle afflizioni e del karma. E quindi questa è come la sofferenza è composta in questa vita dal seme, dalle sofferenze. E così creiamo le sofferenze per le vite future, le rinascite future, e così si sperimentano ancora le sofferenze, sofferenza composta. Quindi il testo dice:
A causa di questo, allora questi aggregati che sono pervasi dalla sofferenza. Quindi questa è la sofferenza fondamentale che noi, verso la quale dobbiamo sforzarci per riuscire a capire la natura della sofferenza e quindi generare lì la rinuncia per essere liberi da queste. E quindi realizzando il sentiero, allora la saggezza che percepisce direttamente la vacuità da quello, e quindi possiamo essere completamente liberi dal terzo tipo di sofferenza, dell'essere completamente liberi da questo terzo tipo di sofferenza, da questa sofferenza che è il fondamento. Allora siamo tutti quanti, ci libereremo per sempre dalla sofferenza del dolore, dalla sofferenza del cambiamento. Saremo completamente liberi per sempre, per sempre. E questo si può ottenere soltanto attraverso il Dharma, attraverso nient'altro. I dottori non ci possono fare l'operazione nell'ospedale. Voi nell'ospedale si spendono milioni di dollari e chiedete al dottore, per favore, cerca di togliermi le afflizioni mentali e il karma. Non possono farlo. Non possono farlo. Il dottore, anche se voi lo pagate miliardi di dollari, i dottori non possono vedere le afflizioni mentali, sono soltanto nella mente, non sono qualche cosa di fisico, non sono qualcosa di fisico. Non è fisico, nel tantra viene menzionato. Corpo e mente, cioè la mente sottile, la mente grossolana, mente sottile, la mente estremamente sottile, poi c'è il corpo grossolano, il corpo sottile, il corpo estremamente sottile. Ecco, questo tipo di, nel tantra viene spiegato in questo modo, no, in un modo più segreto, le cose più segrete e come funziona il funzionamento di queste cose e come queste cose, come la maggior parte di queste cose. È un metodo veloce per ottenere lo stato di Buddha, la totale cessazione, tutte le oscurazioni e completamento di tutte le realizzazioni. È quindi il modo più veloce per ottenere, a causa, raggiungere l'illuminazione proprio a causa della mente e corpo estremamente sottili. E quindi nel tantra viene spiegato come usare queste. E quindi queste afflizioni mentali non sono corpo, sono mente, e non sono forma, non sono forma. Le afflizioni mentali non sono forma. Il secondo pensiero è che la forma sono senza forma, sono senza forma. Quindi i dottori non possono, anche soltanto da questo, i dottori, dal loro punto di vista, non possono operarci. I dottori non possono fare questo. Se i dottori potessero fare questo, potreste correre immediatamente all'ospedale e dire: per favore, dottore, toglimi completamente tutte le afflizioni mentali e il karma negativo. Io vorrei che ci fosse un dottore così in Occidente.
Piacerebbe che ci fosse un dottore così in Occidente. Così non avete bisogno di venire agli insegnamenti, non avete bisogno. No, in un minuto potete raggiungere l'illuminazione. Così, in un minuto potete raggiungere l'illuminazione e ottenere il nirvana con l'operazione chirurgica. Comunque sto scherzando qua. E voglio dire questo. Voglio dirvi questo. Volevo menzionare che Sua Santità il Dalai Lama va a questi incontri con la scienza della mente per molti, è da molti anni che sta facendo questo, da 30 anni. L'ultima volta che si è stato fatto a sera, cosa posso parlare? Volevo sentire che cosa dicevano gli scienziati. Il mio guru, Kyabjesong Rinpoche, nella sua vita passata, dal quale ho ricevuto molte iniziazioni e molti commentari di Sutra e Tantra, particolarmente del Tantra, Rinpoche stesso. E poi anche lui viveva a Pagri, lì ho vissuto per 3 anni, lì ho vissuto lì per 3 anni a Pagri. Pagri è abbastanza vicino al Bhutan, lì sono scappato, sono fuggito. Effettivamente lì c'è un monastero fra Pagri e Chomo. Chomo è il dove sono andato a ricevere l'ordinazione monastica, che sono preso l'ordinazione da questo grande yogi, Chomo Geche. E lui c'era il suo monastero, Chomo Tsongkhapa Gompa. Ci sono molte succursali in India, più in India, ci sono molte succursali vicino a Darjeeling. Tomo Geshe Rinpoche, il grande yogi, tornando indietro alla presente incarnazione di sera, una volta uno prima di quella aveva lasciato il corpo in America. Io sono stato ordinato nel suo monastero, questo grande yogi. C'erano altri lama, vari altri lama, Kagyupa. E sono stato con lui per vari anni. Poi un giorno lui ha mandato i vari lama in diverse direzioni in Tibet. Ha mandato questi lama in diverse direzioni. Una volta lui mi ha detto: non puoi beneficiare gli altri, però puoi vivere la tua vita nella tua pratica. E quindi ha mandato uno a Zang, in un posto nel nord del Tibet. E poi una volta Tomo Geshe, il loro guru gli aveva spedito e gli aveva detto: Tomo, il Tomo, che è una parte del Tibet vicino a Sikkim. Penso che sia una regione a est del Tibet, che gli ha consigliato di andare lì, gli potrà essere di beneficio per i moltissimi esseri senzienti. Il suo guru gli aveva consigliato di fare questo, e i diversi discepoli, il guru è lo stesso, però i discepoli sono stati mandati in diverse direzioni dove avevano il karma di poter essere di beneficio. E quando è arrivato il momento del grande yogi, Chomo
gli ha detto: tu devi vivere nella foresta, in una grotta o qualcosa del genere. E la pecora aveva sentito, perché si la pecora di cui Tom Gish si stava procurando, ha sentito, ha raggiunto la famiglia di Zomo. Quindi da lontano aveva visto questo, da lontano, questo corpo glorioso, non uno yeti, non un gorilla, e ha portato che portava la frutta, portavano la frutta in questa grotta. Quello che si vedeva da lontano era che c'era questa forma molto grossa. Delle volte vedevano un monaco, un semplice monaco che veniva fuori. Una volta sono tornato indietro e ho detto a questa famiglia molto ricca, ho detto: che animale che si sta prendendo cura delle pecore? La famiglia ha detto: invita quel monaco a scendere nella stanza, nell'alzare. Il giorno successivo è andato dal monaco a dire: il monaco è venuto giù, è vissuto qui nella stanza accanto. E dopo un anno lui ha chiesto alla famiglia ricca, appunto, che lo ospitava, che lui voleva costruire un monastero. Quindi gli hanno costruito un monastero. Quello è il posto che ho preso ordinazione, non è solo con Tibet. Sono stato lì soltanto 6-7 mesi. Forse prima che arrivassi, il Tibet. Penso che il Tibet fosse già stato invaso da cinesi, e penso che anche durante il tempo, quando ero nel monastero, il Tibet era già stato invaso dai cinesi. Quindi molti, molti cambiamenti sono avvenuti. Cioè, non c'è stata realtà. È vicino all'India, per cui si va molto piano, non è una strada molto agibile. E dove io ho vissuto più a lungo è il Pakri. Lì ho vissuto per 3 anni. Adesso mi sono dimenticato perché stavo parlando di questo. Ah, sì. Il mio guru, ero lì tutti i giorni a fare le puja, padre. Lì avevamo un tempio, un piccolo tempio, con un piccolo tempio, e noi andavamo tutti i giorni. Ogni giorno andavamo da una famiglia, poi andavamo da una famiglia, varie famiglie, a fare le puge. C'era soltanto un giorno solo durante la settimana che non avevamo bisogno di andare a fare le puge in famiglia, e forse avevo qualche giorno libero. Ogni giorno dovevamo andare alle varie famiglie a fare le puge.
nei diversi monasteri che appartenevano al monastero di Tashi Lumpo, al monastero di Panchen Rinpoche, a Tashi Lumpo, di Gompo Kowo, due tipi di monasteri. C'erano diversi monasteri del conoscere lo tantrico. Ogni monastero aveva qualche beneficio, altri si beneficiavano, diversi. Mi ha fatto varie puja, facevano le puja. Le famiglie facevamo queste puja per, questo era il modo per, non so, eliminare ostacoli e cose del genere. E questo era il modo di servire le persone dalla parte del monastero. Quindi, Son Rinpoche, lui era in Pagre, lui vide che in una famiglia c'era un essere umano che era senza testa. Il mio maestro Son Rinpoche aveva visto che c'era in una famiglia c'era un essere umano che non, c'era il corpo, ma non aveva la testa. Non aveva la testa. E quando aveva fame o aveva freddo, allora aveva le mani e quindi faceva vedere che toccava lo stomaco, allora la gente capiva che lui voleva e dovevano prenderlo e portarlo fuori al sole. E poi la zampa gli era messa sul cucchiaio e poi dopo gli veniva messa praticamente dove c'è il collo, veniva messa la zampa così. Questa me l'ha raccontata Son Rinpoche, questa storia qua. E non c'è assolutamente ragione, non ci sono ragioni per cui mio guru Gyalpo Son Rinpoche dicesse delle bugie, raccontasse delle storie, non aveva nessun profitto, non ne traeva nessun vantaggio da questo. Non c'era un business riguardo a questo, non ne traeva vantaggio, non è che da questo lui traeva qualche beneficio. Lui mi ha raccontato questa storia. Rinpoche mi ha raccontato questa storia, ha raccontato a noi che eravamo lì, e poi successivamente, una volta che ero in America, c'era un testo veramente molto prezioso di Dharma con Dal Rinpoche. Jaina Shepa. Jamyang Shepa era uno dei più grandi lama. Non Gonta Jampeya. È un altro. In questo testo c'era scritto che in Amdo c'è un altro essere umano. Lui ha scritto questa cosa qua nel testo, c'è un altro senza la testa. Quindi l'ho visto anche un altro essere umano così, e ha visto un altro essere umano senza testa. È scritto nella raccolta dei suoi insegnamenti. Quindi avevo pensato, cosa possono, dal punto di vista degli occidentali, che cosa potrebbero dire gli occidentali? Dov'è che la mente dimora? Loro non hanno la testa, non hanno il cervello, non hanno assolutamente il cervello, però hanno la mente funziona. Quindi questa sarebbe stata la domanda agli occidentali. Naturalmente i tibetani non hanno, che soltanto il cervello e la mente, no? Per i tibetani non è così. Per molti, molti anni fa, a Koh Phan, una persona intelligente, un po' intelligente, un po' intelligente, uno psicologo, forse uno psicologo che veniva da Thailandia, abbiamo dibattuto davanti alla camera di Lama Lundrup nel vecchio tempo.
nel vecchio Gompa, e lui diceva che la mente erano delle onde, le onde del cervello sono la mente, è qualcosa di fisico. Il movimento, ecco, il movimento comunque sempre in forma e sono praticamente le onde del cervello. Lui aveva detto questo. Lui forse accettava la religione. Forse accettava la religione perché lui era colui che, perché il mondo soffre così tanto, anche se è creato dal mondo, per quale motivo la gente soffre? E penso che il modo di, sì, forse accettava in qualche modo la religione, però lui disse che la sofferenza, il mondo soffre perché Dio punisce. C'è la risposta dal punto di vista di chi crede in Dio, sulla base del credere che il mondo è creato da Dio. Questa era la sua, lui credeva in questo, questa è la sua risposta. Le altre cose non riusciva a risponderle. Questa era una risposta che Dio punisce perché gli esseri umani hanno fatto qualche cosa di negativo, delle cose negative, per questo gli esseri vengono puniti. Però io voglio vedere la legge per quale motivo. Se Dio ha creato il mondo, se Dio non avesse creato il mondo, non avesse creato le persone, gli animali e così via, Dio non avesse creato gli esseri viventi, allora gli esseri viventi non avrebbero bisogno di soffrire, potrebbero tornare all'origine. Per quale motivo deve averli creati? Perché? Quella è la ragione. Allora voglio tornare alle radici, voglio andare alla radice. Per quale motivo? Non era meglio se Dio non avesse creato il mondo e così le creature non avrebbero dovuto soffrire? Non sarebbe stato meglio che il Dio non avesse creato il mondo? Per quale motivo ha creato il mondo e ha fatto in modo che gli esseri soffrono? Questa è la mia grande domanda a coloro che credono in Dio. Non ho avuto mai nessuna risposta. Non ho avuto la risposta a questa domanda. Queste sono le mie domande. Sono le mie domande più importanti. Non sarebbe meglio che Dio non avesse creato il mondo? Questa è una domanda molto semplice, ma è la domanda più importante. Quindi, tutte le sofferenze, il sospendimento delle sofferenze uccidersi a vicenda. Questo succede a tantissime, milioni e milioni e milioni di persone vengono uccise e questo è successo nella storia per varie volte. E quindi tutte queste cose non sarebbero successe, non si dovrebbe sperimentare questo tipo di sofferenza. Quindi la mia domanda è proprio questa. Quindi questi esseri senzienti che non avevano il cervello, questi esseri che non avevano il cervello, però sentono il caldo e il freddo, la fame, la sete. E questo succede. E chi si è detto questo? Sono degli esseri altamente illuminati che hanno realizzato il sentiero, già hanno detto queste cose. Per cui allora, poi voglio dire un'altra cosa, in Occidente ci sono tantissimi film,
Molte persone hanno sperimentato centinaia di migliaia di volte l'esperienza degli spiriti famelici. Hanno sperimentato l'esperienza degli spiriti famelici. Lo mostrano anche nel sentiero. Nei film li vengono mostrati, ma sono effettivamente li mostrano nei film, però è proprio veramente un'esperienza comune. Hanno il cervello? Hanno un cervello questi spiriti famelici? Questi spiriti hanno un cervello? Questa è la mia domanda. Penso che li abbiano. Hanno comprato il cervello, hanno comprato il loro cervello. Da dove? New York? Hanno comprato il cervello da Tahiti? Da dove? Hanno comprato il cervello da dove? Oh, questa è un'altra domanda. C'era un piccolo bambino in Francia, c'era un bambino in Francia. Tutti quanti i dottori nell'ospedale dicevano che il bambino morirà e non so, può sopravvivere. Tutti quanti i dottori avevano detto questo. Però anche c'è la Maconchok. Il Kamala Maconchok, che è dal Tibet, veniva dal Tibet. Lui aveva studiato la filosofia, certo, però il monaco, che faceva un sacco di pellegrinaggi, aveva ricevuto tanti insegnamenti tantrici, insegnamenti di Lamre. Un monaco che faceva questo ha meditato tanti anni. Lui visse a Sum, che era un posto vicino al Tibet, era proibito andare a Sum. Adesso è aperto, ma una volta era proibito agli occidentali di andare su a Sum per molti anni. E lui per molti anni ha fatto ritiro lassù. Lui fuggì dal Tibet dove c'era l'esercito cinese. Non mi ricordo più se è andato via in macchina proprio doveva attraversare il confine dove c'era un esercito cinese che controllava i confini. Però non sono riusciti a vedere che c'era Maconchok. E lui aveva fatto delle puge, ha fatto il canso, la puge protettore, mentre scappava. E quindi è arrivata la neve. Dopo la puge, prima non c'è arrivata la neve. Dopo che è terminata la pioggia, è cominciata a nevicare, così anche se i cinesi erano andati lì, non potevano riconoscerlo. E quindi in questo modo è riuscita a scappare. Era nel Sum per molti anni, esatto, era nel Sum per molti anni, dove c'è anche la grotta di Minarepa. Quindi. Noi abbiamo lasciato. Dopo ci siamo incontrati durante il periodo di Lama Yeshe, a Bodh Gaya particolarmente. Abbiamo fatto delle puge dentro lo stupa, mi ricordo. Con molti monaci abbiamo fatto le puge. C'era Ronta Rinpoche, il giovane, che fatto l'offerta dell'ablusione.
al campo dei meriti, fatto l'offerta dell'abluzione al campo dei meriti, e poi c'era Geshe-la Makoncho che l'aveva organizzato. O forse penso che fosse un benefattore che molti anni fa, durante il periodo in cui Lama Yeshe era ancora viva, poi quando dopo che Lama Yeshe ha lasciato il corpo, Lama Lundrup era anche durante il periodo di Lama, Lama Lundrup era il cuore di Copan, era il cuore di Dharma, si prendeva cura della disciplina, era il maestro della filosofia e del Dharma, era il cuore di Copan, il respiro di Copan. Quindi ho sentito il bisogno, un grande bisogno a Copan, che ci fosse bisogno. Una cosa è di insegnare agli occidentali, di guidare, di insegnare meditazione agli occidentali, dare insegnamenti. E anche poi l'altra cosa è quella di guidare o dare insegnamenti ai nostri monaci. Forse abbiamo fatto delle preghiere e anche penso che questo venisse proprio dal suo eremitaggio, dal Tenzin Zopa che è qua, che è parte della sua famiglia. Lui è venuto dal suo eremitaggio, è arrivato alla casa di Tenzin Zopa e da lì lui ha cominciato. È venuto di corso su Copan senza tornare più nel suo eremitaggio, senza andare nel suo posto da eremita, ha lasciato quel posto ed è venuto, ha lasciato la famiglia di Tenzin Zopa ed è aveva come un'urgenza di venire su Copan. E per molti anni ha dato insegnamenti agli occidentali e li ha guidati nella meditazione, ha dato iniziazione, ha guidato il ritiro di Yamataka, ha guidato il ritiro di Vajrayogini per le monache di Copan e quindi ha anche insegnato a Taiwan per vari anni, a Singapore, in Australia. Quindi ha beneficiato moltissime persone. Poi dopo, per vari anni, è tornato indietro a Zoom per
chiudere la casa, praticamente prende tutte quante le sue cose. E a quel momento penso che lui ha mostrato a Tenzin Zoppa 3. Gli hanno fatto vedere l'albero dove lui aveva praticato per 3 anni senza casa, senza casa. Ha fatto 3 anni, ha mostrato 3 anni e Tenzin Zoppa gli ha mostrato l'albero dove lui aveva praticato. Comunque quello che era successo è che lui era nella grotta Zum e stava facendo il ritiro. E i suoi capelli erano cresciuti, lunghissimi, aveva i capelli lunghissimi, e le persone che pensavano non avevano mai sentito, non mai visto, mai sentito qualcosa del genere, olio della vita. E un pastore aveva paura di lui, aveva paura di lui, e quindi il giorno successivo, non so quando, molte persone sono andate da lui per portarlo via. 6 o 9 persone sono arrivate lì e questo pastore ha cominciato a lanciare dei sassi dentro la grotta dove Geshe Lama Gongcho stava meditando. E dopo lui è venuto fuori e lui è andato su, è andato ancora più in alto. Ha trovato un'altra grotta, poi ha lasciato anche quella grotta e poi ha meditato per 2 anni sotto un albero. Volevo andare su dopo che avevamo costruito il Gompa. C'è già un Gompa dove ci sono un monastero femminile e un monastero maschile. Non insieme, ve lascio nel monte, non l'ho visto ancora. Abbiamo fatto una grande ruota di preghiera. E poi abbiamo costruito 8 stupa, abbiamo molti più progetti e dovevo andare lì per benedirli, per consacrarli. Però una donna dalla Malesia è venuta, lei è morta recentemente, aveva diabete, quindi le avevano tagliato le gambe. E lei ha noleggiato un elicottero russo e aveva detto: io prima di morire voglio andare a visitare il monastero delle monache. E quindi lei voleva che andassi anch'io. Quindi sono andato con l'elicottero, siamo arrivati molto presto la mattina. Quindi sono andato abbastanza presto, mi hanno portato su tutte quante le offerte, molte cose, lasciate, diciamo, c'erano. Non sono rimasto lì a dormire, sono andato solo in elicottero per un giorno, visto il monastero femminile, ho fatto l'offerta del mandala. E poi dopo pranzo sono andato sulla montagna. Lì vicino c'è una grotta di Milarepa dove la sorella di Milarepa ha offerto dei vestiti di lana per Milarepa, che Milarepa potesse indossare. Invece Milarepa ha tagliato tutta questa stoffa e ha fatto tutti questi pezzi.
la sorella sarebbe messa a piangere vederlo così che non ha tagliato in pezzi la stoffa. Poi sopra c'era la grotta, sopra c'era la grotta di Geshe Lama Konchak. E queste persone del paese camminano verso l'alto. Io dovevo usare le mie due gambe e due mani per poter salire, mentre invece le persone che abitavano lì camminavano così, andavano su. Io per andare su nella grotta sono dovuto andare praticamente a gattoni, e c'era solamente un buco, una grotta. Quindi Geshe Lama Konchak è stato lì per 6 anni, come Buddha ha avuto una vita ascetica per 6 anni. Ha vissuto la vita ascetica per 6 anni. Così l'ha fatto per il Buddha l'ha fatto per 6 anni lì vicino. Geshe Lama Konchak è stato lì per 6 anni, non ha mai visto un uomo lì, ha vissuto soltanto con il cibo, ha fatto il chulen dell'aria, cioè la raccolta di c'è una raccolta di pietre, e lui aveva benedetto e mangiava queste pietre, ma l'ama aveva fatto le pillole di fiori, il chulen, di prendere l'essenza, e ci sono vari modi di prendere l'essenza, ci sono acque di diversi posti e poi diversi tipi di cose che nei posti solitari non dovete correre a destra e a sinistra per cercare il cibo, non hai bisogno di impiegare e sprecare tempo per cercare il cibo, e quindi impiegavo tutto il tempo per praticare, e quindi per prendere l'essenza. E quindi si usa il tempo per il ritiro, ecco perché è così importante. Quindi Geshe Lama Konchak ha vissuto con il prendere l'essenza dall'aria. Ma lui non ce l'ha mai detto. Noi abbiamo vissuto lì con lui per molti anni, per molti anni, per molti, molti anni. Ci ha raccontato tantissime storie, come dei segni che ha ottenuto: la realizzazione della rinuncia, l'essenza del sentiero dell'ame, l'essenza dell'ame, i tre aspetti principali del sentiero, avendo quella realizzazione, i segni di quella realizzazione nella storia si capiscono. Quante storie, però non ci ha mai detto queste cose, che lui è stato per 2 anni, ha praticato sotto l'albero senza la casa, poi nella grotta, che ha vissuto in solitario per 6 anni, come ha fatto Buddha, ha vissuto una vita ascetica per 6 anni, non ce l'ha mai detto. Non lo so, fino a che il giorno che sono arrivato lì, quando sono stato introdotto, non lo sapevo prima non l'ho mai saputo, anche se abbiamo vissuto insieme per molti anni, lui non ha mai raccontato queste cose. E lui mi aveva detto, un giorno mi ha detto, nel vecchio Gompa, sopra dove c'era la mia stanza, forse stavo lì, non so, adesso, prima di uscire dalla stanza, lui mi ha detto: stai attento, stai attento. Ho completato la Lama Chöpa e Vajrayogini. Lui ha completato, non ero sicuro se significava il numero delle parole, quante volte uno ha recitato la Lama Chöpa e Vajrayogini, le preghiere. Voleva dire questo, o voleva dire di aver realizzato il sentiero? Quello vuol dire illuminazione. Non ho fatto la domanda, però mi chiedo: ma chissà che cosa vuol dire che ha completato la Lama Chöpa e la Vajrayogini? Che cosa vuol dire questo? Mi ha fatto pensare, non gliel'ho chiesto, e poi effettivamente, però comunque, e lui dice: prima di uscire dalla stanza mi ha detto: ah, sai,
quello che voleva dire è che lui aveva completato il sentiero. Poi successivamente, quando ho visto la grotta, mi è venuto in mente quello che lui mi aveva detto, che lui aveva completato la maggioba, la maggioba, non il numero delle parole, ma voleva dire il sentiero, il numero di mantra. Oh, finisco, ho finito il numero dei mantra. No, non quello. Poi effettivamente lui aveva completato il sentiero, voleva dire che aveva ottenuto l'illuminazione, ottenuto l'illuminazione. Però lui ha lasciato il corpo, ha lasciato, dice, così l'ha detto, così, dice, soltanto dopo che sono stato lassù, che voleva dire illuminazione, naturalmente 6 anni di vita ascetica, sono sicuro. Sicuro che ha ottenuto una volta che voi conoscete il sentiero, sicuramente, quando voi sapete come praticare, sicuramente ottenete l'illuminazione, di sicuro ottenete le grandi realizzazioni, e in quel modo è chiaro e naturale. Ok, in Francia tutti i dottori dicevano che questo bambino sarebbe morto, tutti quanti, nessuno. Magesha Lama Khonsa ha fatto la preghiera per 5 minuti, una puja molto breve, e ha sopravvissuto. Questo è che aveva a che fare con i Naga o altri spiriti. Naga, o protettori del luogo. Ci sono tanti spiriti in giro, quindi le punge avevano a che fare con questo. Quindi se uno danneggiano, allora si fanno delle punge per pacificarle, e quindi di dire per favore di non danneggiare, di praticare il Dharma. E dopo questo bambino ha vissuto moltissimo dopo, quindi questo è abbastanza comune. Per quale motivo? I pazienti, anche le persone, anche negli ospedali occidentali non accettano i naga, però queste puja, queste diverse puja, coloro hanno a che fare con questi spiriti che danneggiano, quindi hanno a che fare con loro, renderli felici, dare loro dei regali. Come fate con le persone, cercate di quando date delle persone, le date loro dei regali, fate piacere, e quindi dopo vi ascoltano. Così allo stesso modo anche con gli spiriti, no? Se man mano che riuscite le preghiere, loro possono vedere in questo modo, possono vedere in quel modo, possono vedere come non danneggiare. E quindi, dopo che li avete soddisfatti, allora dopo si può insegnare loro, si possono dare insegnamenti. Come esattamente tu non vuoi danneggiare, non vuoi avere dei danni dagli altri, tu vuoi ricevere dei benefici dagli altri, così allo stesso modo se qualcuno ti danneggia, allora così allo stesso modo, questo è un esempio, se voi non danneggiate agli altri, a quella persona, a questo paziente, ma devi cercare di beneficiare. In questo modo insegnate il Dharma. Ok. Ecco, questo paziente è guarito. Queste sono storie molto comuni, quindi non vuol dire che tutti quanti, se si fa la puja per ogni malato, allora tutti quanti possono guarire. È abbastanza comune comunque, possono guarire. Chiaro che dipende da molte cose, dipende dalla moralità, dalla pura moralità. La persona che fa la puja deve vivere nella moralità pura, e poi la sua parola ha potere. E quindi ti ascoltano. Se poi avete bodhicitta, non c'è assolutamente dubbio che si possa realizzare la vacuità. Quindi ancora, non è soltanto recitare le parole. Sapete, conoscete come suonare il damar, conoscete tutti quanti i rituali, non soltanto questo. Non soltanto questo, e quindi se voi
quella parte, anche se voi non lo conoscete bene, però voi avete una moralità pura. La cosa più bassa è proprio quella di avere una moralità pura, anche se voi non conoscete le preghiere, i rituali correttamente. Però la cosa principale è che loro vi ascoltino, quindi senza parlare qua di partire in realizzazione del tantra, ovviamente. È molto comune. Quello che stavo dicendo, quindi il samsara, il reame del desiderio, tutti quanti i samsara, il reame del desiderio. Siamo nel reame del desiderio e siamo completamente attaccati ai cinque piaceri sensoriali, come gli animali anche. Misura, Yasura. Poi c'è il reame della forma, il reame della forma. Quando si ottiene il reame della forma attraverso la meditazione di Samatha, attraverso la meditazione shamatha, si ottiene tre o quattro contemplazioni stabili, samten, le quattro contemplazioni stabili. Ho queste categorie che sono all'interno, quattro contemplazioni stabili. Da queste quattro, in Occidente anche voi non accettate tutti quanti gli esseri del desiderio, come Sura, Asura, Inaga e tutti quegli altri esseri degli animali, dei reami inferiori. Volevo dire che il reame della forma, il reame della forma ha un cervello fisico oppure no? Il reame della forma è quindi il reame senza forma, allora non ha forma, è senza forma, il reame senza forma, gli esseri sono innumerevoli esseri nel reame senza forma, ci sono veramente tantissimi esseri. Hanno il cervello oppure no? Hanno cervello oppure no? E poi ci sono le galline. Quanti anni fa? Quanti anni fa è successo questo riguardo alla gallina? Durante la Seconda Guerra Mondiale c'era una persona, aveva tagliato la testa a una gallina, però questa gallina non è morta. E ha cominciato, gli dava da mangiare attraverso con delle iniezioni attraverso il collo, gli dava da mangiare, quindi e questa gallina ha vissuto per 2 anni e la persona ha portato in giro la gallina per anni, ha portato la gallina in giro per il mondo per fare raccolta di fondi. Poi un giorno si è dimenticato di dargli da mangiare, non so cosa è successo. E la gallina è morta. Allora la testa è stata tagliata. La testa che c'è, il cervello è morto. Allora cosa vuol dire questo? Ci sono molte storie così. Le persone sperimentano gli spiriti, le distruzioni che avvengono nella casa. E succedono sempre di più. Lo mostrano nei film. Molte persone possono vedere gli spiriti, altre persone non so di quanti sono capaci di vederli. Le persone che hanno, lo possono vedere con gli occhi. Quando la fortuna, anche quando succede anche che cambia la loro esperienza,
hanno questo fisico, cervello fisico come abbiamo noi o no? Dove lo comprano? Sono dette, l'hanno comprata Bendigo? Ok, adesso vediamo qua. Allora, tornando indietro, tutto è la cosa importante, è tutto quanto è, torniamo alla pratica del Dharma, quindi cosa vuol dire? Sottomettere, domare la mente, prendersi cura della mente, prendersi cura della mente. Controllate voi stessi, quindi non soltanto del corpo ma della mente. E la cosa migliore per prendersi cura del corpo è quella di prendersi cura della mente. Così, praticare il Dharma vuol dire prendersi cura della mente. Prendersi cura di se stessi vuol dire, è la cosa di base, e oltre a questo è prendersi cura così di tutti gli esseri senzienti, degli innumerevoli esseri senzienti. Proprio esattamente come vi prendete cura di voi stessi, dovete prendervi cura degli altri allo stesso modo con Bodhicitta e prendersi cura. Curarsi degli altri esseri senzienti. Quindi la conclusione è questa, che la cosa più importante da fare è proprio quella di prendersi cura della propria mente. Quindi noi siamo qua per questo scopo. Scusate che non ho fatto niente. Ho parlato un sacco di storie e non ho fatto niente. Ma va bene, ok. Qualcuno ha fatto una domanda a Rinpoche, ma non sappiamo che cosa. Non so neanche cosa anche. A causa di quanti meriti accumulati da me stesso dei tre tempi, accumulati dagli innumerevoli esseri senzienti innumerevoli, Buddha. Che esistono come mero nome, meramente etichettate dalla mente valida, dalla base della mente valida. Posso l'io che. È meramente etichettato dalla mente valida. Questo nome mero che è veramente etichettato da una mente valida. Ottenere lo stato di Buddha. Ciò che esiste come mero nome, meramente etichettato da una mente valida.
portare gli esseri senzienti, che esistono come mero nome, meramente etichettati da una mente valida. A quello stato di Buddha, che esiste come mero nome, meramente etichettato dalla mente valida. Completamente da solo, che esisto come mero nome, meramente etichettato da una mente valida. A causa di quanti meriti del passato, presente e futuro accumulati dai meriti dei tre tempi accumulati da me, dagli innumerevoli sentienti, dagli innumerevoli Buddha, i meriti dei tre tempi accumulati dagli innumerevoli Buddha, possa il mondo, possono le guerre, le carestie, le malattie, tutti quanti i problemi che causati dall'attaccamento, dal rancore, dai pensieri discriminanti e tutti quanti i pericoli che derivano da questo, tutti quanti i pericoli del pericolo, dell'acqua, dell'aria, e tutti quanti i pericoli della terra, appunto i terremoti, tutti quanti i pericoli della terra, oppure quando gli ghiacciai che si sciolgono, gli oceani che aumentano, gli oceani che distruggono le città, causano distruggono tantissime città e tantissimi disastri. Possono queste cose non succedere, possono fermarsi immediatamente e possa la perfetta pace avvenire, la perfetta pace e felicità, e far sì che tutte quante queste possano maturare nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti, possa il Buddha Citta maturare nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti, e possa il Buddha Dharma, dal quale, da dove i senzienti ricevono la pace e la felicità, possono durare e diffondersi nelle 10 direzioni e durare a lungo. E gli esseri senzienti possono incontrare il Dharma e ottenere l'illuminazione nel più breve tempo possibile. Ok, ciao. Grazie tantissimo.